Allora, guida completa per cambio illuminazione del cruscotto Fiat Grande Punto. Allora, per iniziare bisogna smontare il contachilometri. E sono due viti, una qua e una qua. Poi ci sono altre due viti sotto questo gommoncino qua. Per sganciare il gommoncino basta tirare. E ci troviamo altre due viti, una qui e una di qua. Procederò con lo smontaggio. Eccoci qua. Svitate le quattro viti, ora basta che estrarre la cornice. Fatto questo, abbiamo altre due viti Torx, che se sarebbe una qua e una qua, così può venire via tutto il contachilometri. A questo punto ci ritroveremo il contachilometri libero. Come vedete, basta tirarlo in giù in avanti e levarlo dalla sede. Adesso bisogna sganciare il cavo di dietro, che non so se si vede molto bene, ma c'è da sganciare quello e così ci troveremo il contachilometri in mano. Procederò con lo sgancio, si pigia e si tira indietro questa leva qua e si sgancia il contachilometri. A questo punto avremo il contachilometri in mano, come potete vedere. A questo punto andrà sganciato il vetro davanti e va tutto smontato, come procederò ora. Adesso che abbiamo sganciato il vetro, possiamo togliere le lancette, e le lancette si tolgono in questa maniera. Questo è un cappuccio, va tirato su, e questa è la lancetta, anche questa è un po' dura. Piano piano si dovrebbe sganciare. Se non ce la fate con le mani, potete pigliare anche una pinzetta a bocca fine e tirarla. Io ora sono riuscito a farlo con le mani. Una, due, e così via. E così via. A questo punto, quando non abbiamo più lancette né niente, giriamo il contachilometri e bisogna smontare le viti, una, due e quattro, così possiamo dividerlo. Adesso che sono state smontate le quattro viti, possiamo disassemblare il contachilometri. Allora, la copertura, via. Si gira e ci sono tutte queste linguettine qua sotto, che normalmente è la copertura del vario contachilometri. Poi bisogna sganciare una, due, tre, quattro, cinque e sei.
che basta fare solamente leva così, attirarle in su e sganciarle. Adesso che abbiamo sganciato i laterali, come potete vedere, abbiamo la piastra in mano. Questa è la piastra della mia grande punto. Io ho un problema all'interno qua che mi è saltato un LED. E adesso vi posso fare vedere quali sono i LED per l'illuminazione. Questo e questo è lo sfondo. Potete mettere di qualsiasi colore volete e vi cambia il colore di sfondo. Questo qui piccolino, sotto la lancetta, è per la luce della lancetta. Questo lì è per la luce lancetta, sfondo, lancetta, sfondo, sfondo, sfondo. E lancetta. E così potete, cambiando quelli di sfondo, potete cambiare il vostro colore del contachilometri. Se poi vi piace, non vi piace più le lancette arancioni, potete cambiare anche quello della lancetta, però bisogna grattare anche la vecchia lancetta, perché sotto è colorata di arancione. Io in questo caso è colorata di viola perché ho l'illuminazione viola e bianca. E per fare molta più luce sulla lancetta, basta sotto ridare un colpo di colore del colore che preferite della lancetta. Ad esempio, la mia è viola con LED viola. Così avrò un'illuminazione molto più densa. Se la lascerei senza colore sotto, andrebbe a svanire il colore della lancetta. Adesso, per cambiare anche l'illuminazione del computerino, c'è da sganciare queste due levette, una, due, tre e quattro, e si alza il vetro così. Scusatemi, ma sto ripigliando e sto facendo con una mano sola, perciò sono un po' più complicate le cose. Ecco, uno e due. Si gira il quadro. Per sganciare qui sotto ci sono i LED che io ho cambiato con quelli viola. Per levare questo qua, bisogna andare dal sotto, che ci sono quattro stacchette da levare. Adesso, per non rischiare di rompere il vetro del computerino, basterà alzare questa staffetta nera per poter sganciare il vetro. Procediamo tirando ed ecco lo schermetto del computerino, che lo mettiamo da parte. Così io adesso posso, dovrebbe essere questo quello che ho difettoso. Adesso ricollego alla macchina la scheda e vediamo cosa dice. Come si può vedere, il LED incolpevole è quello lì. Adesso farò la sostituzione e si riprova. Ecco fatto. Saldato il LED. Tutto perfettamente funzionante, come potete vedere le luci. Adesso non ci basta che rimontare il tutto.
A presto con un nuovo video.